Carissimi pogonotomaniaci, bentornati, bentrovati sul canale di Pogonotomania. Oggi nostro video storto e domenicale. E tosse, raffreddore, insomma, sono messo un po' così. Avevo un po' di cosucce da provare, poi ieri ho fatto una guida a mia figlia, io una delle mie figlie fa l'infermiera, mi ha portato dei rasoi da provare. Sono rasoi per la tricotomia, credo si dica così, cioè vale a dire quando ti devono depilare. Mi ha detto: papà, ti ho portato questi tre rasoietti qua, provali. E quindi il titolo della locandina è giustificato, il die usa e getta, perché in realtà trattasi proprio di rasoio di sicurezza a tutti gli effetti, un po' con la testa inclinata, ah no, il coperchietto, boh, un po' con la testa inclinata, mi sembra, rasoio open, quindi a pettine, con all'interno questa lametta con questa sporgenza particolare. Bah, che miseria, ha anche un po' di gap esagerato a parer mio. Vabbè, lo proveremo. La marca di questo rasoio è, di questi rasoi, è Tricomed. È un, ma solo io vedo il telefono storto stamattina, boh, vabbè, comunque mattina presto. 14,3 grammi in, me l'ho scritto, è polistirene, viene venduto sul sito Medinet, il rasoio si chiama Tricomed e al costo indicativo di 30 centesimi a rasoio. Non so se qualcuno fosse patito degli usa e getta, questo è un rasoio di sicurezza adatto a tale scopo. Bisogna vedere se è adatto per la rasatura. Barba di un giorno, e andrò a provare, perché ce l'ho lì da un po', da giugno, da quando ci siamo trovati con i ragazzi di Rasoio Godfellas, questo sample. Soap and Splash. Come Soap and Splash? Lo leggo adesso. A me avete dato solo il soap, lo splash non me l'avete dato. Di Ariana and Evans. È un sapone tallovato, c'è scritto qui, beef tallow, e dovrebbe essere, credo che sia quantomeno, il cathedral, cattedrale. Eccolo qua, è un sample profumatissimo. A me, sinceramente, ha ricordato tantissimo, così, al primo impatto, boom, la saponetta della Dove, molto buona. Eccolo qua. Che facciamo? Lo mettiamo tutto in ciotola? No, porca miseria, mi sembra tanto. Facciamo metà dose. Metà dose fa brutto, metà porzione meglio, così non rischiamo di sentir suonare il campanello, arriva la Digos. Ok, allora mettiamo via questo qui. Mettiamo il sapone all'interno della ciotolina della Fine. Ragazzi, non riesco più a fare a meno della ciotola, mannaggia me. Poi magari farò un video dedicato a come montano i saponi, cioè qual è l'effetto maggiore di montaggio che dà la ciotola al sapone, o quantomeno fa montare il sapone con una minor difficoltà. Pennellino senza troppe menate, omeghino di maiale, 166 credo che sia. Va bene, proviamo a vedere cosa esce. Profumo, ma adesso cambia un po', molto forte, molto sparato. Quindi vado a stendere, stemperare tutto il sapone, eccolo qua, e vai di acqua. Non so se è il caso di farli prima i montaggi con la ciotola, così non rubo secondi preziosi. Allora, no, vabbè, tanto ne approfitto per parlare di qualcosa, perché ho visto una live l'altro giorno di Manuel Rosini, che saluto fra l'altro, ciao Manuel, ho visto la corsa che hai fatto al poligono. Se la dovessi fare io, mi fanno 6 bypass, mi mettono a vivere in un polmone d'acciaio. Un istruttore di guida non può correre, deve avere un motore sotto il culo, non c'è niente da fare. Io volevo comprare un monopattino per venire dal divano fino a qui, vedi tu, montaggio perfetto. Dicevo, si parlava ancora una volta del tempo di ammollo,
dei pennelli di maiale. Ragazzi, dipende da come e quanto si usa il pennello, dalla lunghezza della setola. C'è stato uno che ha scritto: dopo 5 minuti di ammollo, parla del pennello di maiale, sono pippe mentali. Allora, tu prova a prendere un 48, non usarlo per un mese, poi fagli 5 minuti di ammollo e mi dici cosa ti metti in faccia. Cioè, no, non è carta vetrata, è smeriglio, puro smeriglio. Fra l'altro, quando si dice, scusate, il pennello mangia il sapone, ma in realtà non mangia il sapone, è un modo che abbiamo noi di esprimerci così. Il pennello si beve l'acqua, quindi se avesse un tempo di ammollo sufficiente che porti il livello di capillarità in assuefazione, cioè più di così, non beve, non assorbe. Vedrai che il pennello ti ritorna in viso tutto quello che ha preso. In caso contrario, non si mangia il sapone, perché tu non è che se metti un pennello in una ciotolina di proraso il mattino dopo è diminuito il volume. Diminuisce il volume se metti il pennello nel bicchiere d'acqua. Quindi lui non si mangia il sapone, si assorbe l'acqua perché è stato messo troppo poco tempo in ammollo e quindi il montaggio successivo diventa pessimo. Qui invece abbiamo un montaggio strepitoso. Bene, dopo sto pippone mentale, sciacquo il viso e proviamo quel coso lì, quel, come si chiama? Tricomet da 14 grammi e torno subito. Forse sarebbe stato doveroso applicare un po' di prebarba. Sapone fantastico. Io ricordo di aver provato una Ariane Evans, il Cannabis, che era molto dura come pasta. Questa è molto morbida. Mamma mia, fantastico. Complimenti. Veramente spaziale questo sapone. Avrei potuto prelevarne decisamente meno. Madò, guarda qua che montaggio. Ragazzi, strepitoso sto coso qui. Ma madò. Basta, mi sto insaccherando completamente. Vero che è la maglietta che uso per le rasature, però. Ed eccolo qui, questo coso qui da 14 grammi. Quando ho fatto l'infarto, che mi hanno fatto la tricotomia, c'è stata un'infermiera che mi ha tagliato questo neo. Fra un po' mi devono fare una trasfusione. Vabbè, dai, è andata. State attenti con i nei, porca miseria. Allora, rasoio estremamente leggero. Canterino estremamente tagliente. E questo sapone che è strepitoso. Chissà se gli infermieri, devo chiederlo a mia figlia, se si preoccupano di mantenere l'angolo o se tagliano giù di brutto. Ah no, anche perché poi di tricotomia me ne hanno fatta un'altra, perché quando mi hanno fatto lo stent sono entrati da qui, sono arrivati all'arteria, però se qui al polso avessero avuto difficoltà sarebbero entrati dall'inguine. Io sono arrivato col mio inguine naturale, cioè più o meno come il pizzetto. E il chirurgo ha detto: ma che è tutto sto pelo? Dammi il rasoio. Ha tirato via una ranzata che ho temuto per il mio ortaggio preferito. Lì secondo me non guardano l'angolo, no, vanno giù di brutto. Allora, primo passaggio. Porca miseria, non c'è ovviamente il cosiddetto BBS, però molto profondo. Questo sapone è qualcosa di incredibile.
È qualcosa di incredibile. Intanto non ha smontato di un picco millimetro. Andiamo a rifare un altro giro. Ma è fantastico, fa niente, medaglie dappertutto, fa niente. Allora ne approfitto a proposito di medaglie di salutare il mio amico Fabio Cancilleri, gran maestro di sciabette. Guarda Fabio, caro Fabio, io ti curo, ti sei salvato in corner con l'ultimo video perché hai fatto ben due video senza salutarmi, senza menzionarmi. Vedi che vengo a Enna a trovarti io, Poi nell'ultimo video, si è ricordato di me. Vabbè, ciao Fabione. Saluto Claudio D'Incalci con i suoi video sempre strepitosi, la lama e il pennello, e ringrazio Giovanni Danza di Tradizioni e Sensazioni perché mi ha nominato nell'ultimo video invitando le persone a guardare il video del sottoscritto dove proponevo l'utilizzo delle lamette senza, o meglio, con gli angolini spezzati per poterle alloggiare all'interno del bellissimo Boker. Grazie ragazzi, un abbraccione a tutti. E vado. Cosa faccio? Faccio un traverso. Guardate che con l'occhio sinistro devo controllare che non arrivi la puma col suo amico. Qui mi ha tagliato. Sinceramente non l'ho manco avvertito il taglio. Leggerissimo. Mi sembra di dover gestire le stesse problematiche del Phoenix. Come caspita si chiamava? Insomma, quello ad alluminio con la testa inclinata. Passaggino, ormai il sapone se n'è andato tutto, vediamo cos'è rimasto nel pennello. Fantastico, fantastico, veramente fantastico. Ora io credo che sia il Cathedral, così hanno detto, o meglio, così, questa è la notizia che ho riscontrato sul web. Non ci metterei la mano sul fuoco, assolutamente no. Proviamo a fare un contropelo. Taglia di brutto, Perché mi ha tagliato qui? Boh. Non ci sono brufolini, non c'è niente di niente. Perfetto, allora poi finirò il pizzetto. Domandona, ma che lametta ci sarà all'interno? Io l'ho smontato per vedere un po'. Magari c'è un astraverde, magari c'è. Che caspita, non so. Sciacquatina al viso, vi faccio vedere che lametta troviamo all'interno. Dovrei avere in giro un rasoio sottoposto a tricotomia. Allora, eccolo qua. Questo non è quello che ho usato per la rasatura. Ci sono questi due puntini. Se dovessi spingere il coprilametta in direzione dove ci sarebbe tecnicamente il puntino mancante, si sposta il coprilametta. Quindi è un usa e getta, ma potremmo anche riutilizzarlo volendo. E sorpresona, c'è dentro una lametta perfettamente anonima. Ora, sarà una Kai? Non lo so. Sinceramente non lo so. Faranno delle lamette appositamente per questo rasoio? Io non credo. Non credo che mettano su un impianto per costruire lamette per questi rasoi. Ho scoperto che si smonta anche il manico. Quindi diventa
un tre pezzi, quindi si inserisce, c'è un senso, si ruota, si appoggia alla lametta. Si inserisce il coprilametta da che parte? Chi lo sa? Una vale l'altra? Boh, proviamo. Sì. E niente, il rasoio è armato. È un usa e getta, dai, non mettiamoci qui a fare troppi sofismi. Allora, rasatura oserei dire, mamma mia, profondissima, profondissima, soprattutto qui un po' meno, ma perché il mio passaggio in risalita o in discesa è comunque un traverso, perché il pelo mi cresce in questa direzione. Qui è contropelo puro e sono perfettamente liscio. Come dopo barba, la sempre o il sempre ottimo Vecchia Torino. Mamma mia, Vecchia Torino è uno spettacolo, ragazzi. Vediamo quanto brucia. Miseria se brucia. Va bene, brucia parecchio. Probabilmente segno che la rasatura è andata molto a fondo. Io, a parte qui, questo coso qui, non ho tagli, non ho irritazioni. Che dire, si spera sempre di usarli per la rasatura, mai per la tricotomia, perché vuol dire che qualcosa sta andando storto. Ora vi abbandono, rifinisco il pizzetto con lo Chavette, auguro a tutti una splendida domenica, un abbraccione, ci vediamo appena posso, probabilmente, spero, settimana prossima, altrimenti più in là. Ciao a tutti, come sempre fate i bravi, ci vediamo alla prossima, ciao!